Artmap.tv, siamo in compagnia di Marco Luzzi. Allora Marco, sei stato definito un artista svincolato dalle tendenze e dalle mode della pittura contemporanea. Qual è stata la tua formazione e quali i tuoi maestri? Allora, la mia formazione dal punto di vista scolastico, ho frequentato il liceo artistico a Porto San Giorgio, nelle Marche, da dove vengo. E poi vabbè, l'ho finito cambiando diverse scuole, diversi anni, l'ho finito dopo parecchio tempo e da lì ho pensato che non era più il caso di continuare gli studi, dato che non c'era un buon rapporto né io con la scuola né la scuola con me. E quindi poi dopo ho continuato guardando in modo autodidatta e guardando dei pittori che frequentavano anche la galleria di mio padre. Mio padre è una galleria d'arte dove ha esposto, esponevano soprattutto pittori del realismo esistenziale, quindi dell'area milanese degli anni 60-70. E quindi io ci ho avuto un rapporto per mezzo di mio padre con questi pittori qua e guardavo soprattutto loro, Baglieri, Attilio Forgioli ed altri. Quindi è stato più che un rapporto diretto con questi pittori qua. Una delle prime serie di lavori che hai realizzato rappresentava una visione anche macroscopica dei dettagli del corpo umano. Questa rappresentazione del corpo che significato aveva per te? Allora, nasce da un interesse, da un fascino per il corpo umano, che poi è un tema classico della pittura, come la natura morta, il paesaggio è stato sempre dipinto. Quindi nasce da una fascinazione, l'interesse per il corpo umano, soprattutto poi rivolto all'inizio, nei primi lavori, era il mio corpo, facevo delle foto a me e lavoravo da quelle. Allora, sono delle figure che hanno delle forze interne che le deformano, come se fossimo degli umani impossibilitati ad avere un rapporto equilibrato fra l'esterno e l'interno. E quindi queste energie interne trasformano i corpi deformandoli in posizioni innaturali, come se fossero più reali di quello che si vede. Ma la tua vuole essere anche una denuncia, magari nei confronti, non so, del presente, di questo imbellimento del corpo, del trucco, di qualsiasi artificio si possa mettere sul corpo? No, non è una denuncia, è una cosa che sta prima non so, è una condizione alla quale siamo costretti tutti a subire, viene prima del rapporto con la società e quindi del dover essere belli, dover truccarsi. Penso che ci si nasce con questa condizione, una condizione umana più o meno. E quando raffiguri le figure umane appunto sulla tela, le prospettive sono sempre molto particolari, anche le pose naturali dei corpi, gli sbilanciamenti. Questo per te ha un significato anche, non so, come vuoi comunicare uno stato d'animo particolare o una condizione? Sì, quello che ti dicevo prima, è come se questa tensione è una tensione interna che deforma la figura nello spazio in genere neutro, perché è quello che mi interessa a me, è questa deformazione che è dovuta da una tensione interna. Tutti viviamo con delle tensioni interne che bene o male ci condizionano. Poi dopo in alcuni individui sono più deformanti, in altre meno, altri le controllano di più, altri ne subiscono di più le conseguenze. Quindi è un voler parlare di questo, un mettere. Poi non è che ne voglio parlare, in realtà mi piace deformare la figura quando la disegno. Così.
E lo spazio bianco in cui inserivi le tue figure? Lo spazio è neutro perché all'inizio quello che mi interessava era quello, quindi mettevo tutte le mie energie nella figura, nei passaggi di tono di colore della figura, nella deformazione, e quindi dipinta la figura, poi dopo non c'avevo nessuna né voglia, cioè mi sembrava finito, e quindi facevo la superficie neutra tutto attorno perché il quadro lo reputavo finito. E quindi non mi viene di metterci, non so, una figura oppure un'altra figura oppure una via, una stanza, cosa che invece penso che andrò a fare nei nuovi lavori. Poi un altro motivo, che è una cosa che diceva Bacon, Francis Bacon, che poi che mi sembra molto vera, e allora la ridico. Quando c'è un'altra figura, ad esempio in questo quadro qua, dove ci stanno due figure, uh-huh. Si innesca in chi lo guarda, cioè in chi lo guarda crea un rapporto fra loro, si domanda che rapporto c'è fra le due figure, uh-huh. E parte un racconto. Uh-huh. E quindi il quadro come se diventa più narrativo. E quindi assume un valore diverso se c'è la figura soltanto. Con la figura soltanto è tutta la parte dell'aspetto narrativo del quadro, che è quello, è stata una componente fino all'avvento della fotografia, viene meno. Nei lavori più recenti hai inserito altri soggetti, altre figure accanto appunto al corpo umano. Qual è il motivo, oltre appunto alla narrazione dell'opera? Che dopo un po' ti viene voglia di dipingere anche altro, che ti annoi di fare sempre le stesse cose. Quello è uno dei primi motivi. E poi la difficoltà, cioè non difficoltà, però non mi vado ad andare in giro a chiedere alle persone che potresti posare nuda, mi imbarazzo io prima, quindi non lo chiedo per niente. Un altro motivo è che soprattutto la figura prima ero io, e anche lì c'ho voglia di dipingere delle altre cose, poi anche di mettere il colore, che è una necessità che sento e trovo un sacco di difficoltà a mettere un verde, a darmi la libertà di mettere un verde perché mi piace il verde. E allora questa qua è una cosa che vorrei approfondire e sperimentare. E quindi il tuo nuovo percorso di ricerca va in questa direzione? Sì. Quali sono gli artisti che ti hanno influenzato? Come ti dicevo prima, sono quel gruppo di pittori che esponevano, i primi che esponevano nella galleria di mio padre. Quindi Attilio Forgioli, Tino Vaglieri, Dino Baiocco, Claudio Olivieri, che poi sono pittori figurativi, astratti. Ho subito delle influenze sia da pittori astratti che figurativi. Quindi i primi sono questi qua, e un rapporto diretto con loro, dove ho appreso di più. E poi dopo soprattutto pittori di vari periodi, dal 600 al Caravaggio, soprattutto Caravaggio, Goya, Egon Schiele, per quelli più contemporanei, più pittori considerati moderni, Schiele, Bacon, in parte Freud, ma anche alcuni della pop art inglese come Hockney, David Hockney, Hamilton. Più o meno sono questi qua, che poi dopo mischio in qualche modo. Tipo Lorenzo Lotto, che è uno dei pittori che più mi piacciono. Di Lorenzo Lotto mi piace la superficie, perché secondo me esistono dei pittori veloci e dei pittori più lenti, ma che vanno più a fondo. Tipo Tiziano e Lorenzo Lotto. Tiziano era il pittore veloce e Lotto invece un pittore lento,
che poi dopo non so se era lento la tecnica, un lento che dico in modo astratto e non conoscendo come poi se lui dipingeva in modo lento o in modo veloce, non è quello il punto. Però che andava più a fondo nelle cose. Questo qua è quello che mi viene da pensare guardando ai quadri. E la superficie dei quadri dell'otto, così piatta e un po' lavata, è quella superficie che io vorrei ottenere nei miei quadri.